Ciao a tutti, sono Andrea e benvenuti in un nuovo video. In questo video volevo iniziare una nuova serie sull'analisi della varianza con Python. In particolare, volevo utilizzare i dadi truccati come esempio. Dadi truccati si differenziano rispetto ai dadi normali perché tipicamente ti danno un punteggio maggiore, quindi in una gara a dadi la persona col dado truccato va a vincere. Ci sono diversi tipi di dadi truccati, o c'è un peso all'interno che magari permette al 6 di uscire di più, oppure ci sono delle facce cambiate. Io considererò di più l'altro esempio. Partiamo dalla base per poter trattare l'analisi della varianza. Sarà una serie di video molto, molto lunghi, quindi partiamo dalle basi. Bene. Inizierei con la differenza tra popolazione e campione, che è molto importante. La popolazione, nel nostro caso, sono tutti gli elementi che sono oggetto di studio. Per un dado sono tutte le facce. Quindi abbiamo sei elementi della popolazione per un dado. Poi ci sono le risposte, cioè il valore che ha il singolo elemento. Nel nostro caso abbiamo un dado, quindi abbiamo sei risposte che variano da 1 a 6. Perché ogni faccia sarà da 1 a 6. Poi possiamo calcolare un primo parametro importantissimo, che è la media della popolazione, che si fa banalmente sommando tutti i singoli elementi, le risposte, diviso il numero degli elementi per un dado, quindi non è altro che 1 più 2 più 3 più 4 più 5 più 6 diviso 6, che fa 3,5. Il prossimo parametro importantissimo è la varianza della popolazione. La varianza della popolazione identifica essenzialmente quanto i singoli valori all'interno della popolazione sono distanti dal valore medio, quindi è un indice di quanto sono dispersi i valori della popolazione. È molto utilizzato soprattutto la deviazione standard, che è la sua radice quadrata. È molto utilizzata soprattutto quando si parla di gaussiane, perché si riesce a identificare, grazie alla deviazione standard, degli intervalli di confidenza entro il quale posso dire con certezza che un certo numero di elementi della popolazione si trova all'interno di un certo intervallo. La varianza della popolazione è calcolata facendo la somma degli scarti quadratici. Quindi, gli scarti non è altro che l'errore tra la risposta e la media al quadrato, perché non voglio che errori negativi si elidano con quelli positivi, si sommano e si fa la media, quindi si divide rispetto al numero della popolazione. Deviazione standard, come ho già detto, è la radice quadrata. Quindi una popolazione si può, diciamo, riassumere dalla media, dalla varianza e quindi anche dalla deviazione standard. Il campione è un'altra cosa. Il campione c'è quando estraggo a sorte degli elementi della popolazione. Nel caso di un dado, per esempio, un campione può essere due lanci del dado. E il campione può avere in generale anche più elementi simili di una popolazione, se non addirittura più elementi, perché se faccio più di sei lanci, il mio campione del dado avrà più elementi della popolazione. In generale accade il contrario, cioè ho una popolazione molto grande e io attraverso il campione voglio stabilire le proprietà della popolazione. Perché campionando posso studiare meno elementi per capire le proprietà di tutti gli elementi. Quindi, numero di elementi del campione, le risposte degli elementi del campione, quindi faccio andare il dado e vedo che numero esce e lo registro. La media campionaria, cioè la media dei valori ottenuti del campione, ci si aspetta che maggiore il numero di lanci, più il valore della media campionaria tenderà alla media della popolazione. Poi c'è la varianza campionaria, che è la varianza calcolata sul campione. In questo caso non si calcola diviso il numero degli elementi, ma diviso il numero degli elementi meno 1. Questo m-1 viene chiamato grado di libertà del campione. Qual è l'effetto di questo m-1? Quando ho un numero di campioni molto grande, nessuno, perché m e m-1 si assomigliano molto quando il valore del numero è molto molto alto. Quando invece è più basso,
l'm-1 fa aumentare leggermente il valore della varianza del campione. Questo perché quando ho pochi elementi mi fa aumentare l'incertezza, che è corretto in qualche modo, no? E poi la deviazione standard, che si calcola con la radice della varianza. Bene, iniziamo ora a programmare. Importiamo un ampi per generare i numeri casuali, quindi in questo modo riesco a simulare il lancio del dado. Definisco quante volte tiro, chiamo n, e questo numero n sarà quindi la dimensione del nostro campione. N, per esempio, 10 come tentativo. Ora voglio introdurvi le funzioni. Questo perché voglio realizzare tanti lanci di dadi e voglio definire la parte del lancio di dado come una funzione. In questo modo quella linea di codice non sarà ripetuta ogni volta. Definisco dado che ha come in ingresso n, cioè il numero di tiri, e in uscita return voglio un vettore di dimensione n che contenga un numero intero random tra 1 e 6. Quindi utilizzo np random, la libreria random di NumPy, rand int che varia tra 1 e 6, quindi devo dargli high uguale 7 perché vuole sempre 1 in meno come limite superiore. E la sua dimensione deve essere n. Facciamo un test, per esempio, 4 lanci di dadi, vediamo come va. Perfetto, facciamo 40. Perfetto, è molto importante farlo random perché la probabilità di avere un 1, un 6, un 5 deve essere la stessa. Cancelliamo e ora definiamo il nostro dado truccato, sempre con ingresso n. In questo caso il codice è leggermente più lungo. Prima cosa gli devo dire quali sono le facce del dado truccato. Scrivo facce uguale. Facciamo 4, 5, 5, 6, 6, 6. In questo modo la media sarà molto più alta del dado normale. Bene, ora devo andare a sorteggiare ogni volta un numero da 1 a 6 e andarmi a prendere il suo valore all'interno di questo vettore. Quindi devo generare un vettore random per solo la posizione all'interno del vettore facce. Quindi lo chiamo pos uguale a questo. Ora con un ciclo for in range n vado a prendermi ogni volta il valore di faccia nella posizione iesima. Chiamo l'uscita out come un ampi zeros n, quindi un vettore di lunghezza n composto da solo zeri, quindi pronto per essere riempito. E quindi scrivo out nella posizione iesima è uguale a facce nella posizione iesima, ma pos varia tra 1 e 6, mentre la posizione di un vettore varierà tra 0 e 5, quindi devo fare meno 1. Oppure potevo qua fare tra 0 e 6, è la stessa cosa. Uscita, return, out. Facciamo un tentativo. Ecco qua. Come vedete, il valore in float, quindi un numero non intero. Posso, se impongo il tipo di dato qua come intero. Ok. Ora la mia uscita è un numero intero. Bene. Ok, ora iniziamo a fare i nostri esperimenti.
Prendiamo per esempio due dadi normali, dado 1 e dado 2. Per esempio, la cui differenza è il colore, quindi sappiamo che possiamo scrivere dado 1 uguale dado di n e dado 2 uguale dado di n. Per esempio, visualizziamoli. Eccoli qua. Come vedete, sono diversi. Ora calcoliamo nella media, grazie alla funzione di NumPy min. Quindi calcoliamo la media di ogni campione. Quindi media dado 1, print NumPy min di 1, media dado 2, print NumPy min di 2. I due valori sono abbastanza simili. Diciamo, solo con la media, per riuscire a capire che i due dadi siano uguali, avrei bisogno di molti più tiri, per esempio 100. Proviamo di nuovo. Nuovi dadi. I due valori della media tendono ora ad avvicinarsi. Possiamo anche calcolare la direzione standard. Il dado 1. Grazie a NumPy Standard. NumPy Standard crea la deviazione standard di una popolazione. Per poter utilizzare la deviazione standard di un campione, devo specificare qua DDoF, perché lui fa la divisione tra n-DDoF, dove DDoF, dove DoF sta per Degrees of Freedom, gradi di libertà, di default è 0. Quindi devo fare NumPy standard of D1, dove DDoF sarà n-1 uguale qua D2. Vedete, anche le deviazioni standard sono abbastanza simili. Quindi già così riesco a capire che i due dadi in qualche modo sono simili. Questo è un primissimo tipo di analisi della varianza. Poi nei prossimi video vi farò vedere come riuscire a migliorare questo tipo di analisi. Proviamo invece a fare un altro tipo, dove il dado 2 è un dado truccato. Facciamo la media e vediamo che il secondo dado ha una media molto maggiore rispetto al dado 1, e questo già ci fa capire che qualcosa in realtà non torni, e quindi riusciamo già da questo ad avere una piccola analisi della varianza. La deviazione standard si vede, dato che qua varia solo tra 4 e 6, di cui la maggior parte dei numeri è 5 e 6, è più piccola di quella del dado normale. Quindi già solo con la media, la deviazione standard, possiamo ottenere tante informazioni. Se volete capire come continua l'analisi della varianza, vi consiglio di iscrivervi e anche di mettere like al video se vi è piaciuto, perché nel prossimo video di questo tipo continuerò parlandovi della distribuzione F di Fisher, in particolare provando a fare il test F, che è il secondo step per l'analisi della varianza, detta anche ANOVA. Bene, ciao a tutti da Andrea.